La Survey Why Not è stata pubblicata all'inizio del 2017 e fa riferimento al comportamento dei centri in Italia in merito alla selezione del paziente che può ricevere un defibrillatore sottocutaneo. In quella survey si concludeva che la necessità di dover ricorrere agli aspetti di pacing e quindi in questo senso non indicare la possibilità di un impianto sottocutaneo era molto bassa. Però non avevamo dati prospettici allora. Adesso sono usciti i dati di real life di registro che sono estremamente confortanti in questa direzione. La necessità di utilizzare il pacing antibradicardico è lo 0,1% per anno, il che vuol dire 1 su 1000, e in un follow up di 3 anni la necessità di dover espiantare il device sottocutaneo non supera in 3 anni, ripeto, l'1%. Quindi sono dati estremamente confortanti in favore del sottocutaneo, che dovrebbe essere scelto per primo in una popolazione di pazienti indicata a ricevere un defibrillatore per la prevenzione della morte improvvisa senza indicazioni alla CRT.